Ciao a tutti, eccoci in questo nuovo video di Yo-Kai Watch, dove non siamo questa volta a fare spacchettamenti come negli ultimi due video che abbiamo fatto su questo gioco, ma come vi avevo detto già nello scorso episodio di Yo-Kai Watch, questa volta andremo all'Inferno Infinito, di cui tutti parlano tanto, che io ancora non ho fatto e quindi mi piacerebbe anche vedere un po' com'è. Non mi sono spoilerato niente, anzi mi sono solo andato a vedere dove si trova, come si fa. Allora io intanto dormirei fino all'alba, visto che adesso è notte nel gioco. Saltiamo la scena, no vabbè, fa niente, tanto non ci vuole molto. Qualcuno di voi mi aveva consigliato di arrivare almeno a livello 70, ma non credo, mi sembra che non ce l'ho fatta, perché è già tanto che sono arrivato al punto che vedete, cioè livello 64, 61, 62, 59, 65, 63. Spero di comunque di farcela. Allora andiamo a cercare questo Inferno Infinito. Allora, se non sbaglio bisognava andare a Campo Fiorito. No, non Campo Fiorito, volevo dire Col di Brezza. Noi andiamo a un posto qualsiasi di Col di Brezza e vediamo un po'. Bisognava cercare una villa, diciamo, di due persone ricche. Quindi io apro la bicicletta, che diciamo è la cosa più importante quando si cammina. Si è già tolta infatti, perfetto. Allora andiamo a cercare questa villa. Siamo a Col di Brezza, via della corsa. Bisogna andare da questa parte. Se non sbaglio era in alto a destra nella mappa. Allora io girerei di qua. Allora, se non sbaglio dovrebbe essere proprio qui in questa zona, quindi andiamo ancora più avanti. Meno male che c'è la bicicletta, sennò qui di corsa non si arriverebbe mai. E è questa la villa. Ci siamo arrivati anche con la bicicletta, non si è tolta, strano. Ok, e parliamo con... andiamo qua, che qua si apre, ma voglio prima vedere questa qui cosa dice. Salve, ho la sensazione che un giorno avremo qualcosa di molto importante di cui parlare. Sì. Ok, perfetto. Io intanto visito la tua casetta. Altro che casetta, guardate qua che roba. Non ci sono scrigni in giro? Mi sembra un po' strana questa cosa. Vediamo qua. Vedo che c'è un tizio, quindi direi che... aspetta un po', guardate qua che roba. Altro che ricchi sti qua. Cos'è che è? Qui ho visto un punto esclamativo. Ah, ok, parlo con lui già da fuori. Ok. So che è difficile da credere, ma da quando sono ragazzo faccio sempre lo stesso sogno. Interessante come cosa, cioè... attraverso un tunnel a ovest di Campo Fiorito e vedo questa piccola capanna in mezzo a una meravigliosa prateria. Non so che cosa significhi o che cosa nasconda, ma è sempre lì. E certo, chi è che può spostare una capanna, scusa? Ho provato a cercare quel luogo, ma non ho mai avuto fortuna. Beh, devo ammettere che è molto interessante. Sì, veramente... perché non andiamo a vedere cosa si cela in quel tunnel lì, in quel tunnel Rikix? D'accordo, andiamo. Ah, ok, tutto qui. Era solo questo che vado a dirci. Perfetto. Scusa, avresti un minuto per parlare? Ah, ancora questa qui, signora Di Pietro. Sì? Il sogno di cui ti ha parlato mio marito non è un semplice sogno. Noi siamo già stati alla prateria, è davvero bellissima. Quel luogo ci ha conquistato, è stato lo scenario di momenti speciali per noi. Però, un giorno ho sentito qualcosa di molto sinistro provenire da quella capanna. Di cosa si trattava? Non saprei, ma io vedo delle cose, come i labbroni di quello yokai. Eh? Chi ha i labbroni? Tu! Non ci siamo più tornati da allora. Credo che il mio presagio abbia cancellato i ricordi di mio marito. Ora però non importa. Quel luogo vive nel mio cuore insieme ai nostri migliori ricordi. Abbiamo anche trovato una chiave l'ultima volta. Non ti sembra strano? Tuttavia entrambi abbiamo preferito non addentrarci in quella capanna. Tu sembri di avere molti amici yokai. Magari questa chiave sarà più utile a te. Ok, ci ha dato la chiave della baracca. Perfetto. Questa volta cioè la chiama baracca, non capanna. Vabbè. Deve essere stato il destino a farti venire qui oggi. Sicuramente, sai. In caso di necessità, serviti di questa chiave, ma fallo saggiamente. Oh, ho avuto un'idea geniale. Che idea? Se raggiungiamo quel tunnel a ovest di Campo Fiorito lo scoprirai. Ah, che idea geniale. Ok, non vuoi darmi proprio nessun indizio? Sembra di no. Io vorrei un traspec per andare lì più velocemente, perché Campo Fiorito è molto lontano da qui. Quindi io direi di raggiungere lo stesso traspec di prima.
Anche perché non mi sembra che ce n'erano altri in giro più vicini di quello lì vicino al laghetto. Quindi ci andiamo così. Evito di tagliare perché almeno sapete trovare il posto, diciamo, anche voi. Nel senso, se taglio non vedete da dove passo. E dov'era il Traspec? Ah, ok, eccolo qua. Perfetto. Parliamo col Traspec. Aspetta un momento, c'era un punto interrogativo. Aspetta un momento, dov'è? Ah no, non era un punto interrogativo. Ah sì sì, eccolo qua. Sulla barca, vediamo un po' cosa c'è. Chi è quello yokai? Non riesco a vedere. Mi sa che è il solito chiacchierone. Sì, un'evoluzione mi sa, bandido. Ci possiamo parlare? Sì. Che hai da guardare? Prendi pure questo, a patto che tu non dica di avermi visto su questa barca. Ok, grazie, perfetto. Ora lasciami in pace. Va bene. Abbiamo ottenuto un onigiri con prugna. Potrebbe essere utile come tutti gli oggetti. Allora, intanto cerchiamo quel posto. Cioè, non a Col di Brezza, ma aveva detto a, se non ricordo male, Campo Fiorito. Facciamo residenza principale. No, mi sa che c'era un altro posto. Sì, andiamo al Tempio della Retta Via, che è più vicino. Ok. Adesso non siamo qui per fusionare, stai tranquillo, vecchio, vecchietto. Perfetto. Allora, se non sbaglio, visto che io quel posto là che ci diceva l'ho trovato già, ma per conto mio, però non sapevo cos'era e l'ho lasciato perdere. Giustamente, non avendo la chiave, non potevo farci niente. Ci sono questi due tizi, vediamo se ne sanno qualcosa. Non sono stato io. Va bene. Perché c'è un buco nel guardrail? Non mi dire che hai fatto un altro incidente. Ah, ok, ecco cosa. Ok, noi andiamo in questa stradina. Vediamo un po' cosa c'è. Mamma mia, guardate qui che bel posto. È uno, cioè, mi sa che è l'unico posto che, tra virgolette, in 2D. E poi eccola qui, la prateria bellissima di cui parlava prima. Di cui parlavano prima quei due tizi. Qui c'è qualcosa di molto strano. Forse è l'ingresso per l'inferno infinito. Come fai a saperlo? Sembra proprio di sì. Avverto un'aura potentissima. Deve essere un posto molto pericoloso lì dentro. Stai attento, Rikix. D'accordo. Ma l'idea che diceva prima non ce la spiega. Hai usato chiave della baracca. Perfetto, attenzione. Stiamo entrando nell'inferno infinito. Intanto attiviamo il Traspec, che almeno per entrare qui dentro ci vorrà di meno. Qui ricarichiamo per sicurezza anche PS energimetro con il fiammocchio. E guardate qua che posto inquietante, l'inferno infinito. Ok, questo chi è? Babbo Saetta. Deve proprio piacerti il rischio se sei qui nell'inferno infinito. Ammiro il tuo coraggio. grazie, grazie. Ora qui c'è un maledettissimo yokai. Stiamoci lontano. Qui c'è una porta, ma prima vorrei vedere di qua cosa c'è. Ah, un altro yokai sfidante. Che però c'è lì un, nasconde uno scrigno d'oro, cioè giallo. Ok, moneta blu. Perfetto, le monete non sono mai inutili, maledizione, mi ha beccato. Dai, facciamo la sfida velocemente, forza. Come vedete ho cambiato la squadra, mi sa che ve l'avevo fatta anche vedere nello scorso video. Ma comunque, no, me la... Ah, purifichiamo... chi è che è questo qua? Come... Ah sì, come... Crinicoma, ecco, no comagre. Però dai, ammazzatelo, una cosa veloce. Tutto ci vuole, dai, fatelo fuori. Ma non c'è bisogno dell'incanto. A parte che era meglio se lo facevi a Nevaria, l'incanto, perché ha meno PS. Adesso non dirmi che devo tornare a ricaricare tutti i PS, perché veramente non ci voleva questa. Maledizione, mi sa che dobbiamo tornare sì indietro. Evitiamo magari di sfidare questo. E torniamo dal fiammocchio per ricaricare. Meno male che siamo qui e vicino. Se no era dura, eh. Ok, almeno qui siamo a posto. Adesso ci manca solo che ci becca questo maledetto qua. Vai, 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 corri, 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 ok. Entriamo in questa porta. Sono le porte di quando c'è il, diciamo, il mostro di notte. Come si chiamava? Il terrore onirico, esatto. Che cos'è stato? Peggio di quel che si dice, questo luogo è degenerato in puro caos.
Un potere immenso sembra aver preso possesso di questo posto. Non possiamo sapere cosa potrà accadere. Dobbiamo essere cauti. Direi di sì. Vedete un po' qua che posto inquietante. Ok, qui dobbiamo scendere. Siamo al secondo circolo dell'inferno infinito. No, 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 io voglio vedere qua se c'è qualcos'altro, ma evitare qualsiasi boss, boss. Boss mi sembra difficile evitarli nell'inferno infinito, ma evitare gli sfidanti magari sì. Ok, qui mi sa che c'è già qualcosa di inquietante. Ah, ecco, ecco cosa c'è lì. Perfetto, io vorrei passare però. Maledetto. Ok, inizia la prima sfida del primo boss nell'inferno infinito. Ehi, quello... Ah, si chiama Occhimandra questo, non Trisalamandra. Immagino che il caos attiri chi è in cerca di emozioni forti. Ok, tipo noi forse, visto che siamo qua. Questa è una dimensione dominata da una totale confusione. Non siamo qui per scrivere una recensione del posto, ok? Grande Rikix. Avanti. Beh, qualcuno ha voglia di giocare. Attento Rikix. Ok, combattiamo contro Occhimandra. Speriamo che basti il nostro livello. Io vorrei capire contro quale occhio dobbiamo... No, questa non ci voleva. Speriamo di riuscire a farcela, perché se iniziamo così veramente siamo già nei guai. Forse è il caso di iniziare con l'energy max. Vai. Maledizione Nevaria. No. Mi ha già fatto fuori Nevaria. Eternia invece la devo purificare. Quasi quasi uso un oggettino per ricaricare l'energia. Ok. Con un quarto DPS. Qui serviva Rivela, maledizione. Ok. Veloce, veloce, veloce Eternia. Ok. Grande cura di Rivela, perfetto. Mi servirebbe un curatore che ancora non ho preso. Quindi per ora continuo a usare loro. Maledizione, non gli ho fatto praticamente niente, come vedete, di danno, eh. Com'è possibile? Ma non è che c'è un occhio di preciso che devo distruggere, mi sa. Io provo a distruggerne uno di preciso, perché... Uno in particolare, anzi, perché mi sa che così non gli faccio danno. Proviamo con l'energy max di Velenombra, no! Me ne ha incantati due. Vai, drago dell'ombra. Fagli male però, eh. Ecco, non intendevo questo, però. Ok, no, 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 no. Mi sa che Nevaria è nei guai. Nevaria è nei guai, se non... no, Rivela non lo può curare. Però noi non gli stiamo facendo niente, maledizione. Non è possibile questa cosa. Ah. Ho sentito rumore... Ok, è questo. Grande Rivela, curati di nuovo, perché non è abbastanza così, eh. Ok, possiamo riutilizzare l'energy max. Anzi, eviterei di farlo così, ma quella di Eterni la userei quando ce ne varia, perché almeno gli ricarica un po' di PS. Ecco, non così, perché l'ha colpito. Cioè l'ha colpita. Vai, donna immortale. Perfetto. Ok, questa ci voleva. Ora rimettiamo Rivela. Oh, ma è possibile che non gli sto facendo niente? Io come devo fare per distruggerlo? Scusate, eh. Riduce i PS col passare del tempo. No, oi. Ok, potere eterno per Rivela, mi sa. Ma non è possibile che non gli abbiamo ancora fatto niente. Com'è possibile? O sto sbagliando qualcosa, ma non lo so io. Com'è possibile? Ecco, questa non ci voleva. Ah, ok, Rivela ha il potere dell'ombra, difficile da colpire. Io non ho capito perché non gli facciamo niente come danno. Vai, proviamo con Velenombra, dai. Perfetto, così, vai. Eternia recupera in fretta. Va bene, grande Rivela, ok. Drago dell'ombra. Dai, ma faglielo un minimo di danno, maledizione. Com'è possibile sta cosa? Ok, ok, adesso forse sì. Dobbiamo colpire questo qua. Ah no, ok, manca solo quello, allora. Quei due li abbiamo fatti fuori? Da quello che ho capito, sì. Dobbiamo far fuori l'altro, mi sa.
se ho capito bene. Usiamo l'Energy Max di Nevaria. Perfetto, vai, distruggi quell'occhio maledetto. Luce di ghiaccio. Anche se non mi ricordo l'effetto di questa Energy Max. Ah, ok, perfetto, è quello che volevo. Cioè distruggerlo. Ok, attenzione, forse è fatta. Forse è fatta. Invece no, dobbiamo colpire quello adesso. Ecco, adesso sì che cominciamo a fargli danni. Grandissimi. Perfetto, dai, 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 continuate così. Continuate così che... adesso sì che ci vuole l'Energy Max. Proviamo con Comagre. Dai, 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 veloci. Veloce, Comagre, faglielo. Fulmine folle. Dai. Grande, ok, 119, non è neanche chissà cosa, ma può anche andar bene. Ok, l'incanto che recupera costantemente PS, sì. Ok, adesso proviamo con Rivela. Perfetto, vai così, veloce, però usiamo la velocità, aumentiamo la velocità solo per l'Energy Max. Ok, 114, buono. Ora proviamo l'Energy Max con Crinicoma. Stavolta l'ho detto giusto. Vai, 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 veloce. Ok, dai che stiamo iniziando a fargli danni seri. Fiamme spirituali. Ok, grande. Mitico lui. Grande, ok. Continuiamo così. Anzi, adesso magari possiamo anche aumentare la velocità. E un occhio. No, 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 no. Dobbiamo farlo fuori, ma mi sa che è dura. Facciamo così. Mi sa che siamo nei guai. No, invece no, ok, è andata bene. Rivela, curali, veloce. Perfetto, uno è andato. Aumentiamo un po' la velocità. Ecco, mi sa che adesso dobbiamo rifare tutto quello che abbiamo fatto prima, perché non gli stiamo facendo assolutamente niente come danni. No! Purifichiamo Rivela. Ok, purificato, ottimo, così. No, ancora. Ancora lui proprio, eh. Non un altro, ancora Rivela deve incantare. Ok, togliamo la velocità. Vai Rivela, curati, veloce, 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 è urgente. Meno male che ha colpito lui. Se ricolpeva Rivela. Ok, io proverei a colpire un'altra. Eh no, sono da colpire tutte e tre le teste, ecco. Crinicoma sta finendo male se non si muove a Rivela a curarlo. Perché non lo curi? Perché non muovi Rivela? Dai, curalo, veloce. Oh, perfetto. Cioè, perfetto. Ci sarebbe ancora da curarlo, eh. Ecco, appunto. Ah, questa non ci voleva. Rivela, devi curarti, non dare schiaffi inutili. Perfetto. No, mamma mia, che rischio. Rivela, perché non ti curi? Devi muoverti, anzi. Ok, ma non è abbastanza. Curati ancora. Ok, grande velenombra. Eternia, fai qualcosa. Sì, sono immortale, va bene. Sì, però devi colpire. Dobbiamo distruggere queste teste. Mi sa che è dura, perché ci vorrà un sacco se continuiamo così. Mamma mia, questa battaglia non finirà più, io ve lo dico. Perché se andiamo di questo passo, veramente. Mamma mia, quanto è potente quando fa queste cose qua. Dai, Rivela, muoviti. Ok, perfetto. Ok, qui possiamo usare Velenombra. Energy Max. Eternia, devi curarti. Oppure Rivela, basta che qualcuno lo fa. Basta che qualcuno curi l'altro. Anche se stesso, va bene. Ok, perfetto. Ottimo, attenzione. Questa è andata. Ok, ne mancano due. Cosa non così semplice, ma vabbè. No, 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 no. Ok, grande Rivela. Usiamo questa altra Energy Max. Ok, perfetto, è andata anche un'altra testa. Ottimo, Crinicoma, colpisci la terza. Anzi, sarebbe la prima, partendo da sinistra. Grande, così. Dai che forse ci siamo. Grande. Dai, ancora qualche colpo, forza.
Dai, muovetevi a colpire con la testa. Non ci dovrebbe voler troppo. Ecco, questa non ci voleva. Rivela, curati. Perché non ti muovi a curarti? L'aiuto di Eterni è svanito. Non mi interessa, basta che vi curate. Dai. Basta che lo colpite anche. Non sarebbe male come cosa. Facciamo così. Comagre. Grande. Ok. Perfetto così. Dai che è andata quella testa. Quanto ci vuole ancora? No. Facciamo così. Perfetto. Grandi. Ok, è andata. Ora distruggiamo quest'altra testa. Perfetto. Energy Max proprio all'infinito. Vai, 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 vai. Comagre. Fulmine folle. Vai così. Ok, ottimo. Cioè ottimo, buono. Dai che siamo a metà, maledizione. Dopo tutto sto tempo siamo ancora a metà. Ma non è possibile. Vai Rivela, pensaci tu adesso. Anche se servire, potrebbe servire la tua cura. Ma fa niente. Vai, muoviti, usa l'Energy Max. Così almeno puoi tornare a curare. Dai, 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 colpiteli, maledizione. Stiamo usando un po' poco Nevaria. Ok, guarigione, grande veleno ombra. Grande, che bel colpo. Dai, colpitelo, mamma mia, ci vuole tanto. Perfetto, dai Eternia che voglio usare la tua Energy Max. Dai un colpo. Ah, ok, dobbiamo rifare tutto da capo adesso. Ecco, adesso a posare Energy Max. Ecco, guarda qui quanto ci voleva. Ok, grande veleno ombra, ok, lui è un ottimo curatore, eh. Luco nero, ottimo. Adesso ce ne vorrà ancora di tempo per... prima di riuscire a batterlo. Nessuno mi vede, diventa un'ombra, difficile da colpire, no! Ok, però... se facciamo così forse ci va anche bene. No, invece dobbiamo fare così. Botta vita assoluta, mamma mia, questa sarà... però l'ha colpito lo stesso, eh. Speravo che non lo colpisse, invece ha colpito pure Nevaria. Ok, Energy Max, però evito di usarle adesso. Perché voglio usarle dopo quando... no, Nevaria. Ah, usiamo un altro oggetto. Sempre Nevaria che finisce male, eh. Com'è possibile sta cosa? Ok, velenombra, cura Nevaria. Muoviti, perché... come non ora? Ma ti faccio finire male. No, sei inutile, velenombra. Dai, mamma mia, che faticaccia che stiamo facendo però per batterli, oh. Forse è meglio se mi metto a livellare un bel po' ancora. Anche se non ci ho messo, direi, poco per arrivare a questo punto come livelli, però... mi sa che mi devo fare qualche sfida qui nell'inferno infinito, perché qua sì che funziona. No! Era finito di essere pigro. Ok, una è andata, perfetto, grandissimi. Ora distruggiamo questa qui. Eh no, e dai, Nevaria, ma non è possibile, oh. Sempre Nevaria dobbiamo curare. Ok. Il brutto è che non mi sono rimasti neanche troppi oggetti. Quindi muovetevi, dai. Così mettiamo quest'altra formazione adesso. Rivela, muoviti, ti ho messo per curare, non stare in guardia. Anche tu, comagre. No! Oh, Rivela, muoviti, curalo. Ok, grande. Ancora però non sarebbe male, se lo curi ancora. No, Rivela. Siamo nei guai perché adesso se mi colpiscono Nevaria. Ok, è andata bene. Dai, distruggete quella testa, maledizione. Grandissimo Rivela. Ecco. Perfetto. Perfetto mica tanto. Dai, mamma mia, quanto ci vuole adesso per distruggere quella testa. Io spero che la prossima volta, cioè che adesso riusciamo a batterlo, perché sennò veramente non finiamo più. Dico, quando possiamo fargli danni veramente. Io spero che sia possibile batterlo subito, perché un'altra volta così io non voglio farla. Quindi tutte le Energy Max una dopo l'altra almeno. Ok, sembra andata, sì, perfetto. Rimane soltanto questa qui in mezzo. Distruggetela per bene, perché non voglio fare un altro turno così, aspettare che distruggere tutte e tre le teste.
Però basta che vi muovete, perché io non posso stare ad aspettare a voi. Anzi, facciamo veloce. Aumentiamo un pochino la velocità. Ok, grande Crinicoma, anche tu con l'Energy Max pronta. È importante questa cosa. Dai, Comagre, anche te. Rivela, perfetto. Grande Rivela. Comagre, manchi solo te con l'Energy Max. Distruggete quella testa e usiamo l'Energy Max una dopo l'altra. Dai, Comagre, che ti manca poco. Dai, che ti manca poco, Comagre. Perfetto, è andata. È andata. Distruggiamola. Energy Max una dopo l'altra. Dai, 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 che ce la possiamo fare. Ok, questa Energy Max è andata. Vai, Rivela, distruggilo. Cioè, distruggilo non credo, però. Vai, 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 Comagre, vai, Comagre, vai, Comagre. Dai, che ce la possiamo fare. Dai, pensaci tu adesso, Fulmine Folle, poi Crinicoma. Vai, vai così. E vai, un'altra Energy Max. Dai, che ce la possiamo fare. Mi sa che forse ce la facciamo. Forza, se continuiamo così. Ora Eternia. Così almeno si cura un po' gli altri. Vai così, vai così, che è andata, dai. Sì, pure senza usare l'Energy Max di Eternia. Perfetto, grandissimi, ce l'abbiamo fatta finalmente. Mamma mia, che faticaccia. Non per il fatto che sia difficile, ma per il fatto che ci abbia messo troppo. Ah, mamma mia, ok, è finita finalmente. Ok, nuovo livello abilità, grandissimo, Comagre. Livello 9 addirittura. Abbiamo ottenuto un braccialetto solare. Sarà un equipaggiamento o un oggetto per fusione? Boh. Cosa? Siamo tornati indietro? Interessante, credo di aver capito come funziona. Sconfiggendo uno degli yokai smarriti, lo riporteremo all'ordine in questo luogo. Non è che abbia proprio capito. Non stare troppo a pensarci, combatti tutti gli yokai che incontri. Procediamo, sarà divertente. Sarà divertente sì, ma faticoso anche. Ok, ci fermiamo qui magari se è possibile. No, non possiamo. Io non vorrei fare un altro boss in questo video, quindi se c'è un fiammocchio sarebbe meglio. Sapete? Ma io non ne vedo, quindi tornerei all'inizio. Tornerei da un fiammocchio e salverei, perché non voglio fare tutti questi boss uno dopo l'altro. Quindi ritorniamo indietro. Io non so se ci sono fiammocchi prima del prossimo boss, anzi vedrò magari. Ecco, sono tornato su perché vedrò adesso, dopo aver fatto il video, vedrò se ci sono fiammocchi prima di fare il prossimo boss, che non so quale sia, forse, ma sono in ordine anche della storia. Però è interessante sto inferno infinito. Adesso torno indietro anche perché voglio livellare un bel po', perché sicuramente sarà più difficile il prossimo. Non voglio immaginare. No, 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 ok. Non voglio immaginare che andando avanti come diventa più difficile. E perfetto, siamo arrivati dal fiammocchio. Adesso io controllerò, andrò un po' avanti per vedere cosa c'è. In ogni caso, per questo video allora direi che è tutto. Passiamo ai saluti, ne ho due da fare in questo video. Cioè per Samuele e Alessandro. Un saluto e grazie per seguirmi. Io ovviamente vi ricordo, se volete, di iscrivervi al canale, se non avete già fatto, anche i miei profili Twitter, più in particolare Facebook, perché è lì che vi aggiorno sulle notizie che riguardano il canale. Se magari ci sono problemi o ritardi con i video, vi aggiorno sempre lì. Trovate i link in descrizione e anche tutti i miei profili Nintendo Network ID del Miiverse della Wii U e PlayStation Network ID. Per questo video allora è tutto, ci vediamo al prossimo, ciao a tutti!